Ciao a tutti amici, ma soprattutto nemici del Momo Swamp, bentornati sul canale e benvenuti a quello che è il video acquisti e letture del mese di giugno 2022. Come al solito vi mostrerò solo ciò che ho effettivamente letto, quindi noterete che su un paio di serie sono rimasto indietro di qualche numero, ma non perdiamoci in chiacchiere, sigla e poi cominciamo. Stai cercando un manga che ti faccia sognare, consigli su una serie che vorresti guardare, se non vuoi rischiare di poterti sbagliare, sai... Se non piace il canale, non sei quante chi che sono lì ad aspettare. Se non vuoi rischiare di poterti sbagliare, c'è il Momo Swamp. Rieccoci, come sempre lasceremo per ultime quelle che sono state la lettura migliore e quella peggiore del mese. E partiamo come sempre dai manga. Partiamo dal numero 24 di One Punch Man. Un numero 24 che mi è piaciuto parecchio. Saitama torna a farsi vedere da protagonista, sempre molto ben gestito e sempre molto ben gestito King. Ragazzi, King è un personaggio fantastico. Numero 100 per One Piece, che ho preso sia così nell'edizione regular che con il cofanetto, che però non ho aperto, ce l'ho in cellofanato. Un numero 100 che mi è piaciuto, gli scontri, soprattutto quelli al vertice, cominciano ad entrare nel vivo. Sono molto molto curioso di vedere cosa succederà nel 101, che ho già preso e devo leggere, perché secondo me ci avviciniamo a quello che sarà un verdetto importantissimo per quello che poi sarà il finale del manga. Numero 2 per Kaiju Number 8, un numero 2 che mi è piaciuto, che si lascia leggere in fretta, è scorrevole così come il numero 1. Ho avuto come l'impressione già dal numero 2 che la serie vada un po' a banalizzarsi, non so come dire, mi auguro sia solo un'impressione mia. Volumi 7, 8 e 9 per Mao di Rumiko Takahashi, un Mao che a me continua a piacere, senza infamia, senza lode. Lo leggo molto molto volentieri, i disegni da Takahashi, seppure qui siano molto più semplici, se vogliamo, molto meno definiti, la Takahashi mi piace sempre. Continua anche il mio recupero di Detective Conan, questo mese ho recuperato i volumi 12 e 13 della nuova edizione. È quel manga che, come vi ho detto anche nei mesi scorsi, appena lo compro lo voglio leggere perché mi intrattiene, mi fa piacere proprio leggerlo. E ancora numeri 7, 8 e 9 di Full Metal Alchemist nella Ultimate Deluxe Edition, un manga che mi sta piacendo veramente tanto per quanto riguarda la storia. Per quanto riguarda i disegni, come vi ho già detto, non è che io apprezzi moltissimo. Peraltro ho già almeno altri 3 volumi, credo, da leggere. Ed ho finalmente finito di leggere anche Nanae Horu Black Label con i numeri 4 e 5 di questa miniserie spin-off di Nanae Horu, una miniserie spin-off che mi è piaciuta, sì, non è che aggiunga tantissimo in conclusione a quanto già visto nella serie regolare, o meglio, aggiunge spessore a quello che è il rapporto tra i due personaggi, però il finale... Potevano concluderlo in modo un po' più netto. Abbiamo altri 2 manga, ma li teniamo per la fine del video perché saranno la mia lettura migliore e peggiore del mese. Vi posso già dire che una è un finale, una serie che ho finalmente portato a termine, e una è una serie che chi segue i miei video si stupirà di trovare lì. Passiamo brevemente a tutto quello che è l'americano, italiano, la varia in genere. Dico brevemente perché questo mese ho letto abbastanza poco da questo punto di vista. Cominciamo da Samuel Stern con i numeri 27, 28 e l'Extra 2021 che contiene 4 storie brevi. Che dire? Vabbè, innanzitutto di Samuel Stern ho già almeno fino al numero 32, credo, devo mettermi sotto a leggere. Samuel Stern lo leggo sempre, sempre con molto, molto piacere. Ogni tanto... Allora, Il difetto che riscontro sempre in Samuel Stern è che le storie sono bellissime, ma i finali un po' affrettati e sempre un po' troppo simili tra loro, nel senso che c'è sempre quel Deus Ex Machina che conclude il tutto, o quasi sempre. Devo dire che però le storie mi piacciono sempre, non sempre apprezzo i disegni. Ad esempio i disegni di London Calling non mi sono piaciuti per nulla. Avevo invece sottovalutato il volume I Quattro Cavalieri, che approfondisce appunto con 4 storie brevi i 4 personaggi che vedete in copertina, perché pensavo potesse non dare nulla con 4 storie brevissime su 4 comprimari, invece mi sono piaciute tutte e 4. Per la Marvel questo mese ho letto e recuperato 1602 Il Nuovo Mondo di Tocchini e Greg Pak.
Devo dire la verità, l'ho recuperato solo per la copertina di Toppi, perché in realtà io non ho letto tutta la parte precedente di 1602, o meglio, sono andato a leggermi un po' di sinossi per capire in che modo si collegasse con questo volume, e poi ho letto questo, e credo così a naso che questa sia la parte più infima di questa serie. Non mi è piaciuto praticamente per nulla, se non qualche idea qua e là. Supereroi, le leggende DC, come sapete sto comprando tutti i volumi di questa collana, sono però molto indietro con la lettura. Questo mese ho letto il numero 20, che è JLA, la pietra dei tempi, un volume che a livello di trama non mi ha fatto impazzire. È una di quelle storie che mi fa pensare: non basta mettere 800 personaggi in una storia perché diventi bella ed interessante. D'altra parte ci sono invece delle trovate che mi sono piaciute parecchio, ad esempio l'utilizzo del Joker mi è piaciuto parecchio, il modo in cui è stato utilizzato il personaggio, non dico di più per chi non l'avesse ancora letta. Plastic Man è un altro che mi ha fatto veramente impazzire all'interno di questa storia, però in generale la storia in sé nulla di che. Mi è piaciuta decisamente di più Batman, la corte dei gufi, vuoi per la storia in sé, vuoi per le trovate, gli escamotage sia narrativi che grafici, vuoi per la componente un po' più da giallo all'interno della storia, e soprattutto mi ha messo una curiosità pazzesca per tutte le storie che sono venute dopo, sempre riguardanti la corte dei gufi, quindi non vedo l'ora di leggere anche le successive. Questo è stato veramente un gran bel recupero. Come dicevo, questo mese ho letto veramente poco a livello di americani, varia, eccetera, quindi passiamo a quella che è stata la lettura peggiore del mese. Come vi avevo anticipato, si tratta di un manga e si tratta di un finale di serie. Io pensavo e speravo, leggendone di più insieme, leggendo più numeri insieme, di godermela di più, invece il finale non mi è piaciuto per nulla. Sto parlando di Summertime Rendering, di cui ho letto i volumi 11, 12 e 13, il volume finale. Un finale buttato lì, un finale confusionario, disegnato secondo me male, la serie da un certo punto in poi è stata un calare costante, una cozzaglia di cose, un buttare dentro elementi che, non lo so, a me personalmente il finale non è piaciuto per nulla, il classico partenza a razzo, finale a cazzo, perché aveva un gran potenziale questa serie, la trovata alla base, la trama principale era molto interessante, peccato. E veniamo a quella che è stata la lettura invece migliore del mese, come vi avevo anticipato è di nuovo un manga, e chi mi segue si stupirà abbastanza di questa scelta. Quando invece leggere più volumi insieme è utile, e quindi abbiamo i volumi 30, 31 e 32, ebbene sì, di My Hero Academia, che finalmente ci mette un po' di verve. Sono già 4-5 volumi di fila che non ci parla del nulla, ma anzi finalmente la trama è su livelli alti e costanti, è interessante da leggere, gli scontri sono interessanti, a un certo punto c'è anche un twist importante dopo la fine di quella che è una battaglia, la serie prende toni più cupi, più dark, quasi alla Batman, c'è il ritorno di un personaggio fighissimo che da una parte speravo tornasse, dall'altra speravo quasi di no, perché era bella la storia della sua caduta, però sono contento in realtà che sia tornato, e ho finalmente, dopo 32 volumi, My Hero Academia trova un motivo d'esistere nella mia libreria, finalmente. Peraltro devo dire che, per come si stanno mettendo le cose, dà quasi l'impressione di avvicinarsi a quello che è l'arco finale, ma non ne ho la più pallida idea. Bene, con questo abbiamo concluso, ho comprato tra l'altro anche un po' di cose abbastanza fighe che spero di riuscire a leggere e quindi mostrarvi nel video acquisti poi di luglio. Io vi ringrazio di aver visto il video fin qui, qualora vi fosse piaciuto potete lasciare un mi piace e iscrivervi al canale, qualora così non fosse potete lasciare il non mi piace, a voi la mala pasqua, almeno scrivetemi il perché nei commenti così da aiutarmi a crescere. Ciao a tutti e alla prossima! Mi continuano a dire che devo crescere, che non c'è spazio più per queste cose, devo smettere. Invece ancora sogno il viaggio assieme a Goku su una Mac. Cercami su un tubo che se fai il bravo porto pure te. Vado in crociera con Rufy appena ho tempo, mentre tu nel tempo libero rimani sveglio a stento. Guardi solo i TG, io sfondo Netflix. Tu hai riunione in condominio, io a Luca Comics. Stai cercando un manga...